assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sul web TV della Camera dei Deputati. Diamo la parola al sottosegretario De Micheli, che dovrebbe ribadire l'illustrazione e posizione del Governo, cioè in merito sulla situazione finanziaria e patrimoniale di Eurospa Roma. Grazie. Grazie Presidente. Lo stato di crisi finanziaria che ha reso necessario l'accesso di Euro alla procedura risulta connesso alle difficoltà incontrate dalla società nel reperimento delle fonti di finanziamento necessarie alla copertura degli investimenti occorrenti alla realizzazione dei progetti di sviluppo immobiliare intrapresi dalla società, in particolare dal progetto relativo alla realizzazione del nuovo centro congressi La Nuvola. In tale contesto il Consiglio di amministrazione della società si è attivato valutando ipotesi alternative di fonti di finanziamento tali da consentire il ripristino delle condizioni originari di equilibrio finanziario, identificando ulteriori interventi sempre rivolti al medesimo fine. In particolare, oltre alla ristrutturazione, nell'ottobre del 2012 dell'indebitamento risultante dal contratto di finanziamento stipulato con il ceto bancario nel luglio del 2010 e dalla prosecuzione dei tentativi di dismissione di alcuni beni immobili, gli amministratori hanno ripetutamente provveduto a rappresentare agli azionisti della società l'esigenza di ulteriori apporti finanziari per far fronte ai progetti di sviluppo intrapresi. In termini che sinteticamente richiameremo più tardi. In tale contesto, coerentemente con i doveri incombenti in capo agli amministratori in situazioni di potenziale insolvenza, di insolvenza attuale o prospettica, l'organo amministrativo di EUR ha deliberato di dare corso agli adempimenti necessari onde addivenire all'immediato accesso della società ad una procedura concorsuale, in particolare optando per il ricorso alla procedura divisata all'articolo 161,6. Tale determinazione risultava tra l'altro giustificata alla luce dell'esigenza di 1. Salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale ponendone al riparo da disordinate iniziative esecutive individuali che avrebbero potuto essere intraprese dai creditori sociali. In tal senso va rilevato che ai sensi dell'articolo 168 della legge fallimentare, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. 2. Elaborare un piano di ristrutturazione idoneo a consentire il recupero dell'equilibrio economico-finanziario della società e dare corso alle relative operazioni aventi ad oggetto la dismissione di asset aziendali piuttosto che l'acquisizione di nuova finanza nel quadro di una procedura, quale appunto quella concordataria, che svolgendosi sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria avrebbe assicurato il pieno rispetto della par condicio creditorum, garantendo agli atti e dalle operazioni di cui sopra l'esenzione dal rischio di essere successivamente soggettati ad azioni di revocatoria. Conseguentemente, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione di Euro SPA, in data 11 dicembre 2014, successivo 12 dicembre, la società ha formalizzato avanti al Tribunale di Roma il ricorso per l'accesso alla procedura nei termini innanzi prospettati. Successivamente alla presentazione del ricorso a norma dell'articolo 161,6 della legge fallimentare, la società ha immediatamente dato seguito alle attività volte la definizione di un piano di ristrutturazione aziendale idoneo a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della società. In tal senso, a seguito di preliminari approfondimenti, la società ha ritenuto che l'unica ipotesi di lavoro concretamente percorribile fosse quella rappresentata dal perfezionamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis della legge fallimentare, da raggiungersi con i propri creditori finanziari sulla base di un piano che prevedesse l'integrale soddisfacimento. In particolare, il suddetto piano di ristrutturazione aziendale, che di seguito definiremo piano, la cui versione finale è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della società nella seduta del 22 giugno 2015, risulta fondato sulle linee guida che di seguito richiamiamo. Il piano è basato sulla razionalizzazione del perimetro del patrimonio immobiliare di Euro attraverso la cessione
di immobili e l'impiego del relativo corrispettivo per il rimborso dell'indebitamento bancario esistente, oltre che per il pagamento dei creditori non aderenti ed estranei all'accordo di ristrutturazione. Relativamente invece all'integrale soddisfazione dei creditori medesimi non aderenti all'accordo, avverrà entro 120 giorni dall'omologazione e allo stesso si prevede di far fronte mediante le risorse finanziarie rivenienti dal perfezionamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'operazione di anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, commi 332 e 333 della legge finanziaria 147 del 2013. Di seguito definiremo operazione di anticipazione di liquidità oppure finanziamento MEF. Con riferimento alla prospettata dismissione di parte del patrimonio immobiliare di Euro in funzione del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a supportare il piano di ristrutturazione aziendale, si rileva come la società si sia tempestivamente attivata allo scopo di sollecitare il mercato e individuare soggetti interessati all'acquisto di immobili di sua proprietà. Tale procedura è stata svolta dalla società con l'ausilio di un primario advisor immobiliare individuato previo svolgimento di apposita procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera C del decreto legislativo 163 del 2006 in Banca Leonardo S.p.A. Ai fini di cui sopra ed avuto riguardo al particolare valore storico ed artistico di alcuni immobili che compongono il patrimonio di EUR, il Consiglio d'amministrazione della società ha ritenuto preliminarmente opportuno disporre la convocazione dell'Assemblea dei soci di EUR ponendo al relativo ordine del giorno la modifica dell'articolo 4 dello Statuto della società recante la definizione dell'oggetto sociale affinché fosse confermata ed esplicitata da parte dei soci la possibilità per la società di procedere alla alienazione dei propri beni anche se vincolati ed in particolare di particolare interesse storico ed artistico nella misura necessaria a reperire le risorse occorrenti per il perseguimento dello scopo sociale. In data 16 febbraio 2015 l'Assemblea dei soci regolarmente costituita con la presenza del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze che rappresenta il 90% del capitale sociale ha deliberato di modificare l'articolo 4 dell'oggetto sociale integrandone il contenuto e segnatamente esplicitando che l'attività di valorizzazione del complesso di beni di cui la società è titolare anche attraverso l'attività di costruzione o di alienazione di singoli beni, già prevista nella precedente formulazione della disposizione statutaria in questione, possa avere luogo anche se si tratti di beni vincolati di particolare interesse storico ed artistico nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e nella misura necessaria per reperire le risorse occorrenti per il perseguimento degli scopi sopra indicati, quindi una puntualizzazione del dettato statutario già precedentemente in vigore. In tale contesto, in data 11 marzo 2015, la società ha provveduto alla pubblicazione di un avviso recante invito a presentare manifestazioni di interesse all'acquisto di uno o più immobili facenti parte del proprio patrimonio immobiliare. Il termine per la presentazione di manifestazioni di interesse inizialmente fissato per il 23 marzo 2015 è stato successivamente prorogato mediante pubblicazione di apposito avviso sino al giorno 10 aprile 2015. In particolare gli immobili in tale sede individuati come possibile oggetto di cessione sono quelli che indichiamo di seguito: Palazzo della Scienza Universale ubicato in Roma, Piazza Guglielmo Marconi, Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari, Piazza Guglielmo Marconi, Palazzo Mostra dell'Autarchia e del Corporativismo, Piazzale degli Archivi, Palazzo dell'Arte Moderna, Piazza Guglielmo Marconi, Palazzo Mostra dell'Agricoltura e delle Bonifiche, Edificio Nord, Viale dell'Aeronautica, Palazzo Mostra dell'Agricoltura e delle Bonifiche, Edificio Sud, Viale dell'Aeronautica, Palazzo dell'Urbanistica, Viale dell'Urbanistica, Albergo cosiddetto La Lama, che è annesso al nuovo centro congressi, che è ubicato in via
in Viale Europa. Entro il suddetto termine del 10 aprile 2015 la società ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di 23 soggetti, tra cui Invimit, Investimenti Immobiliari Italiani SGR SPA e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL, oltre a primari fondi di investimento ed altri investitori istituzionali privati, i quali hanno avuto tutti accesso alla data room predisposta da Euro per lo svolgimento di attività necessarie, attività di due diligence. Esaminate le manifestazioni di interesse ricevute ed al fine di dare ulteriore impulso al processo di vendita, la società ha provveduto con missiva in data 16 aprile 2015 ad invitare tali potenziali acquirenti a presentare entro il giorno 4 maggio 2015 offerte non vincolanti per l'acquisto di uno o più degli immobili di cui sopra. In riscontro alla suddetta lettera di invito, INAIL ha formalizzato in data 30 aprile 2015 un'offerta non vincolante di acquisto per un importo complessivo di 297,5 milioni concernenti i seguenti immobili di proprietà della società: Palazzo della Scienza Universale, Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari, Palazzo Mostra dell'Autarchia e del Corporativismo, Palazzo Mostra dell'Agricoltura e delle Bonifiche, Edificio Sud. Entro il termine del 4 maggio 15 sono inoltre pervenute offerte d'acquisto non vincolanti da parte di ulteriori nuovi soggetti privati. Si riportano successivamente, metteremo a disposizione anche il dettaglio di tali offerte. A seguito della ricezione delle suddette offerte non vincolanti, l'advisor immobiliare della società ha predisposto a beneficio del consiglio d'amministrazione di Euro un documento di analisi e comparazione nel quale si evidenzia tra l'altro come l'offerta d'acquisto presentata da INAIL risultasse a parità di perimetro la più conveniente. Nella propria seduta del 5 maggio del 15 il consiglio d'amministrazione di Euro ha ritenuto che l'offerta pervenuta a parte di INAIL risultasse essere, avuto riguardo al prezzo offerto e al perimetro immobiliare che ne forma oggetto, quindi diciamo a parità di criteri di comparazione, quella maggiormente in linea con le assunzioni alla base del piano di ristrutturazione. La società ha conseguentemente avviato una fase volta a verificare la possibilità di addivenire alla conclusione della prospettata operazione immobiliare sulla base dell'offerta presentata da INAIL e a tale fine, con comunicazione dell'8 maggio 15, ha provveduto ad invitare il predetto istituto a confermare la propria volontà di procedere all'acquisto delle proprietà immobiliari entro il termine del 22 maggio del 15 con un'offerta d'acquisto vincolante e irrevocabile. Contestualmente la società ha provveduto a rendere nota la sospensione della procedura di vendita nei confronti degli altri soggetti che avevano presentato l'offerta. Il 20 maggio del 15 l'INAIL ha riscontrato tale ultima richiesta formalizzando un'offerta d'acquisto vincolante e irrevocabile. A perfezionare subordinatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero della proposta concordataria in corso di predisposizione da parte della società, l'acquisto dei quattro immobili che abbiamo già citato prima al prezzo indicato di 297,5 milioni entro il 31 di dicembre del 2015. A seguito di specifica richiesta formulata da Euro in data 8 giugno 15, INAIL ha altresì precisato che la ripartizione per singolo immobile del prezzo complessivamente offerto e la possibilità dell'offerta vincolante possa essere riferita anche ad alcuni degli immobili che ne formano oggetto. In data 9 giugno 2015 l'advisor immobiliare della società Banca Leonardo S.p.A. ha rilasciato a beneficio della società un parere in merito alla congruità dal punto di vista finanziario dell'offerta vincolante presentata a INAIL. Il successivo 22 giugno il Consiglio di Amministrazione di Euro ha deliberato di approvare la cessione ad INAIL degli immobili oggetto dell'offerta vincolante dalla medesima formulata nei termini e nelle condizioni che abbiamo già indicato. Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso all'uopo presentato da Euro SPA, ha omologato il suddetto accordo ai sensi per gli effetti di quell'articolo 182 bis della legge fallimentare con provvedimento adottato in data 1 ottobre. La società
sta comunque proseguendo nello svolgimento delle attività e degli adempimenti funzionali per dare esecuzione agli impegni assunti ai sensi del suddetto accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento a quanto necessario onde dare corso all'operazione di vendita che dovrà essere perfezionata entro il prossimo mese di novembre. In relazione a quanto sopra si informa che il 13 ottobre si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi convocata su iniziativa della scrivente società ai fini dell'accertamento della compatibilità urbanistica dei 4 immobili oggetto della citata operazione di vendita e del rilascio di tutte le autorizzazioni nulla osta necessarie ai sensi della vigente normativa per il perfezionamento della cessione a fronte delle modificazioni dello stato dei luoghi occorse nel tempo. Poi qui segue tutto l'elenco di coloro che fanno parte della conferenza dei servizi, se poi volete l'approfondimento lo facciamo. Sempre con riferimento alla prospettata vendita immobiliare, in corso di formalizzazione la denuncia di trasferimento da effettuarsi al Ministero dei Beni Culturali e Attività Culturali, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, il codice dei beni culturali del paesaggio. Al riguardo, la società auspica di poter ricevere un tempestivo riscontro da parte dell'amministrazione, così da non dover attendere per il perfezionamento della vendita il decorso dei lunghi termini altrimenti previsti a norma del citato decreto legislativo. In tale contesto, in data 17 giugno del 2015, la società ha formalizzato davanti al Tribunale di Roma l'istanza ai sensi dell'articolo 182 quinquies legge fallimentare, chiedendo anche il rilascio di autorizzazioni necessarie onde perfezionare anche la operazione di anticipazione di liquidità, che è la seconda gamba del piano, la prima la vendita degli immobili e la seconda l'anticipazione di liquidità. Come rilevato nell'istanza ex articolo 182 quinquies legge fallimentare, l'operazione di anticipazione di liquidità comporta, in conformità a quanto disposto dalla normativa di riferimento, l'erogazione a beneficio di EUR di risorse finanziarie di importo complessivamente pari a 36.962.824,49 milioni di euro da destinare al pagamento dei debiti commerciali della società, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, per la quota parte di tali debiti già saldati dalla società nelle more del perfezionamento dell'operazione, le corrispondenti risorse sono destinate al rimborso degli importi spesi dalla società per l'estinzione dei medesimi debiti. Più in particolare, nell'ambito dei debiti cui risultano destinate le risorse rinvenienti dall'operazione, sono ricompresi: 1. Un debito nei confronti di Società Italiana per Condotte d'Acqua SPA, di seguito definita Condotte, di importo complessivo pari a 27 milioni di euro circa, maturato alla data del 31 dicembre 2013, a titolo di corrispettivo per i lavori regolarmente eseguiti dalla medesima Condotte, contabilizzati e certificati in attuazione del contratto di appalto sottoscritto da EUR con la suddetta società il 28 gennaio 2008 ed avente per oggetto la realizzazione del nuovo centro congressi detto la Nuvola. 2. Ulteriori debiti commerciali complessivi per un importo pari a 9.872.000 euro circa. Con riferimento invece a tale operazione, di cui all'articolo 1, commi 332-333 della legge di stabilità del 2014 e la 147 del 2013, si richiama che a seguito del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte del Tribunale di Roma, la società è addivenuta lo scorso 24 luglio alla sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In esecuzione a tale contratto, nel corso del mese di agosto, il suddetto Dicastero ha erogato ad EUR SPA l'importo pari appunto a 27 milioni circa. A seguito dell'intervenuta omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la società ha richiesto al Ministero delle Finanze l'erogazione dell'importo di ulteriori 9.872.000 euro, anch'esso indispensabile per poter completare
il piano relativo agli impegni assunti ai sensi dell'accordo. Il perfezionamento della citata operazione di finanziamento ha peraltro consentito alla società di estinguere parte dell'esposizione debitoria maturata nei confronti della società Condotte. Ciò ha reso possibile la soluzione di alcuni dei principali profili di criticità connessi alla gestione dell'appalto per la realizzazione del nuovo centro congressi La Nuvola ed altresì consentito di addivenire ad un'intesa con la predetta società appaltatrice per il completamento dell'opera entro il 2016. Quindi, ricapitolando, il piano è in corso di realizzazione e di perfezionamento, le due gambe fondamentali che sono quelle legate alla cessione degli immobili e al perfezionamento del finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entrambe le operazioni sono state omologate dal Tribunale di Roma. Inoltre, la società, per raggiungere anche un equilibrio economico oltre a quello finanziario che viene raggiunto con le due operazioni di cui sopra, ha in corso un piano di approfondimento di risparmio che sono relativi anche al personale, rispetto al quale comunque c'è un impegno a non addivenire ad alcun licenziamento, ma ad eventualmente, approfittando delle norme che vengono messe in campo anche dal governo in questa legge di stabilità, attraverso meccanismi di esodo agevolato. Bene, conclusa la relazione del sottosegretario. Abbastanza accesa udiente, se i colleghi vogliono intervenire per fare qualche domanda. Onorevole Rampelli, prego. Chiedo scusa Presidente, intanto preliminarmente, prima di interloquire con il sottosegretario che gentilmente è venuto ad approfondire le posizioni del MEF sulla vicenda dell'euro, vorrei chiedere che la Commissione possa inoltrare all'amministratore delegato dell'euro e al Presidente dell'euro le domande a cui non hanno fatto in tempo in buona sostanza a rispondere nella precedente audizione. Quindi magari io collaborerò con la Commissione stessa e fornirò i 3-4 quesiti su cui non v'è stata ancora una risposta, in modo tale da poter acquisire tutti gli atti e tutte le risposte per le nostre valutazioni. E preliminarmente, questa volta mi rivolgo anche al sottosegretario, vorrei far presente che non riuscendo ad avere risposte, e non sono soltanto io a denunciare questa circostanza perché interrogazioni parlamentari a riguardo sono state avanzate da tutte le forze politiche, ho fatto una richiesta di accesso agli atti, una in funzione di parlamentare della Repubblica e una come semplice cittadino romano, e il MEF, lo dico alla sottosegretario De Micheli anche a titolo di informazione, ha ricusato le mie richieste, quindi né come libero cittadino né come parlamentare io ho diritto di accedere agli atti del MEF sulla vicenda dell'Eurospa, perché il MEF mi risponde in buona sostanza che essendo io un parlamentare ho lo strumento del sindacato ispettivo, quindi da un lato io utilizzo lo strumento del sindacato ispettivo e non mi si risponde, passano mesi e non c'è traccia di risposta, siamo dovuti arrivare appunto alle audizioni in commissione, che è l'ultima arma possibile da mettere in campo, e dall'altro mi si prende per i fondelli negandomi il diritto di accedere agli atti che il MEF come socio al 90% dell'EUR senz'altro avrà, pur dovendo rilevare che la legge 309 del 99 conferisce alla Presidenza del Consiglio poteri decisionali diretti. E infatti io ho fatto una richiesta d'accesso agli atti anche agli uffici della Presidenza del Consiglio. Però questa circostanza vorrei che fosse approfondita, perché non vorrei davvero che anche la funzione di parlamentare fosse due volte mortificata. Noi vogliamo solo fare il nostro dovere, quindi se c'è qualcosa che non ci quadra e non ci torna, avendo funzioni di controllo e volendo comunque fare il nostro dovere fino in fondo, e su questa faccenda va fatto fino in fondo, penso che il MEF debba mettersi nelle condizioni di trasparenza e fornire le indicazioni necessarie a chiunque le chieda, a maggior ragione o a minor ragione se preferisce, se trattasi di un deputato di Montecitorio. La legge 309 del 99, gentile De Micheli, è stata molto chiara quando fu tracciata nella trasformazione dell'ex ente territoriale EUR in società 100% pubblica. E diceva chiaramente, tra le varie funzioni,
non citandole esplicitamente, ma citando l'esatto opposto, cioè la valorizzazione, la promozione, non citava l'alienazione, quindi vietava l'alienazione. Quindi noi riteniamo intanto che qualcuno debba risponderci in ordine alla modifica statutaria che di fatto scavalca la legge istitutiva dell'Eurospa, consentendone l'alienazione. Quindi per noi l'alienazione è illegittima perché non è prevista dalla legge istitutiva dell'Eurospa. E quindi se il governo insiste deve fare una modifica legislativa, cambiare la 309 del 99, non dare all'Assemblea dei soci dei poteri che questa Assemblea non ha, facendola di fatto deliberare in direzione uguale e contrapposta rispetto ai compiti per i quali nasce l'Eurospa. Vorrei inoltre far presente, perché il sospetto che non ci siano elementi di conoscenza da parte di chi governa sono assolutamente fondati, che noi stiamo parlando di una società ex ente territoriale che si giustifica nella misura in cui questa società agisce su un contesto urbanistico particolare di architettura razionalista italiana, posto interamente sotto tutela e quindi tutelato a maggior ragione attraverso questo strumento operativo che infatti, va detto, ha funzionato nel corso dei decenni, quindi non è un merito di una particolare governance piuttosto che di un'altra. Questo strumento sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di questi beni di incommensurabile valore ha funzionato. E tra i tanti comparti territoriali che esistono a Roma bisogna ammettere che la manutenzione, il decoro degli obelischi, delle fontane, dei mosaici, dei portici, dei laghetti, dei parchi, cioè di tutto ciò che non frutta ma è soltanto un peso in termini economici, ha dato i suoi frutti. E il modello talmente funziona, che a lei non sarà sfuggito perché fa parte del suo governo, il ministro Franceschini ha immaginato di calare analoga società o 100% pubblica o addirittura con una piccola presenza di privati per gestire niente po' di meno che l'area del Palatino nella capitale d'Italia. Parliamo quindi del foro, dei fori imperiali, del foro di Nerva, del Colosseo, dell'Arco di Costantino, di tutto quel po' di archeologia che esiste. Quindi in alcuni contesti particolari di particolare pregio lo Stato si riserva il diritto di scendere in campo con dei moduli di questo tipo, coniugando l'efficienza con la particolarità del contesto e cercando anche di produrre reddito. E da questo punto di vista penso che sia indispensabile sottolineare e ricordare che questa società ha sempre prodotto un reddito, ha sempre prodotto utili. I soci della Eurospa, 100% pubblico, 90% MEF, 10% Comune di Roma, fino a pochi anni fa hanno avuto fino a 20 milioni di utili, di profitti. E quindi per una società 100% pubblica non è esattamente una cosa particolarmente usuale. Quindi bisogna ammettere che questa società sta in piedi, ha una mission compatibile, talmente compatibile con le esigenze del pubblico da produrre persino un reddito. Ora, il colpo di teatro avviene dal 98, quando sindaco Rutelli fu firmato un accordo di programma che coinvolse il ministro dei beni culturali, che se non vado errato allora era Walter Veltroni, così come il presidente allora della regione Lazio Piero Badaloni, accordo di programma attraverso il quale fu fatta una variante urbanistica e fu immaginata la realizzazione di una vera e propria opera d'arte dal prezzo evidentemente molto esoso, la cosiddetta Nuvola di Fuxals, cioè un nuovo centro congressi. Fu fatto un concorso internazionale, fu fatta la modifica, la destinazione d'uso, la modifica urbanistica con l'accordo di programma e si avviò questo processo. È la Nuvola di Fuxals, è il nuovo centro congressi che ha mandato in tilt la Eurospa, perché non si può certo pretendere, se un governo vuole farsi bello e mettere sul campo una sorta di Centre Pompidou come è accaduto a Parigi, piuttosto che una sorta di Guggenheim Museum presente negli Stati Uniti d'America, non è immaginabile che il nuovo centro congressi di Roma, questa scultura realizzata dalla Archistar Fuxas, possa stare sulle spalle dal punto di vista economico di un ex ente territoriale neo società 100% pubblica, perché non sta in piedi e infatti non è stata in piedi questa operazione.
Quindi il punto è, non si può scaricare, e lo dico in particolare al MEF, perché il MEF è largamente maggioritario nella proprietà, questa responsabilità a una società. Se l'operazione non ha funzionato, il MEF risarcisce, non liquida, perché il processo della liquidazione è una presa per i fondelli letterale che penalizza due volte sia la capitale sia le professionalità che sono presenti all'interno di Eurospa, che ha ammesso in un concesso che voi riusciate, come abbiamo ascoltato e apprezzo, a ricollocare altrove. Comunque sono professionalità che si disperdono nel nulla perché hanno acquisito delle particolarità, un know-how che le rende insostituibili. Quindi voi state facendo un'operazione finanziaria, meramente di carattere finanziario, che è un'operazione in perdita, come dirò di qui a brevissimo concludendo, e la state facendo non rendendovi conto dei danni che produrrete, che state già producendo, perché in questi due anni, di un anno e mezzo di attesa, comunque già la situazione ovviamente è peggiorata, non dico che è degenerata, sicuramente si è ammalorata, e quindi anche dal punto di vista del cittadino utente c'è un peggioramento dei servizi forniti da Euro a causa del vostro ripensamento sui 100 milioni di ricapitalizzazione che erano stati già bollinati dalla Ragioneria Generale dello Stato, perché non c'era alternativa e tuttora non c'è alternativa. Quindi vi chiedo di operare all'interno della legge di stabilità per tirar fuori questi 100 milioni che sono l'unica soluzione possibile per evitare che qualcuno si faccia male in questo guazzabuglio di irregolarità che sono state messe in campo da tutti, nessuno escluso, compreso il MEF, in questo anno e mezzo. Quindi il punto, dottore e signora De Micheli, signor sottosegretario, è che c'è uno spazio. Questo spazio va riempito positivamente, concludo Presidente, porti pazienza. Io voglio ricordare che in quel quartiere di architettura razionalista, ripeto, quel quartiere è tutelato dalla sovrintendenza, che non sarebbe, perché non lo era, alienabile nei confronti di nessuno, giammai per il privato, ma neanche dal pubblico. Che si vuole vendere nella misura di 4 palazzi all'INAIL per un prezzo, l'amministratore delegato ha contestato la cifra di 1.700 euro facendo un calcolo che non esiste, perché l'agenzia per il territorio non fa il calcolo sulla superficie utile, ma da che mondo è mondo lo fa sulla superficie in quanto tale. Ho rifatto i calcoli, viene venduto questo patrimonio di incommensurabile valore al netto di opere d'arte non valutate da nessuno, che è un reato non averlo fatto, a 1.900 euro a metro quadro, che è un prezzo che neanche nel più sperduto paese del meridione d'Italia viene consentito a nessuno. Quindi questa è una svendita che è inammissibile, che non produce alcun guadagno da parte né dello Stato né della società Eurospa, anzi si aggrava di 40 milioni di euro di penale, che non si chiamano penale perché l'amministratore delegato ci ha spiegato che sono un altro tipo, diciamo così, di configurazione contrattuale, ma la sostanza non cambia, nel senso che se non avessimo venduto, anzi se non vendessimo, perché non mi arrendo alla possibilità di bloccare questo processo, se non vendessimo questi quattro immobili di pregio, noi non pagheremmo 40 milioni di euro di penale, 40 milioni, noi vendiamo a 290 milioni di euro i quattro palazzi, quindi sono una percentuale elevatissima rispetto anche agli introiti che avete programmato. 40 milioni di euro li dobbiamo dare alle banche per aver risolto anticipatamente il mutuo. Quindi i 40 milioni che risparmieremmo, i 100 milioni della ricapitalizzazione, la vendita di beni che esistono e che non sono di pregio architettonico, come la Lama, l'albergo, come la Nuvola di Fuxas stessa, che non è mai stata messa in vendita ma che si può mettere in vendita, o le altre aree non di pregio perché non appartenenti al patrimonio dell'architettura razionalista italiana, possono fare una cifra ben superiore rispetto ai 200 luridi 90 milioni di euro che offre l'INAIL in una partita di giro che è un imbroglio, perché sono soldi dello Stato che vengono sottratti a una società dello Stato, la quale verrà condannata a morte con disagi per i lavoratori, ma disagi soprattutto per i cittadini, perché quel patrimonio finirà a un'amministrazione pubblica qualunque, il Comune di Roma per esempio, che la gestirà esattamente come deve gestire anonime periferie che non hanno purtroppo di pregio e di beni monumentali nulla.
non hanno Belischi, non hanno fontane, non hanno mosaici, non hanno opera d'arte, non hanno affreschi, non hanno laghi, non hanno parchi pubblici e via discorrendo. Quindi la garanzia dell'equilibrio, del funzionamento, della promozione e della valorizzazione, del completamento di quella operazione urbanistica legata all'E42 passa per la salvaguardia dell'Eurospa. Quando voi avete sottratto 4 immobili all'Eurospa con il nuovo centro congressi che non è ancora iniziato, quindi si dovrà completare il nuovo centro congressi, si dovrà fare la start-up che durerà almeno 7-8 anni perché questa è la media, bisogna realizzare le opere accessorie di tipo urbanistico perché non ci sono. Nel frattempo l'Eur non potrà fare altro che vendere altri pezzi, l'Eurospa, la società Eur dovrà vendere altri pezzi e quindi si spegnerà. Quindi almeno abbiate la consapevolezza di aver condannato a morte questo ente e spiegateci come intendete riparare rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di questo patrimonio monumentale dell'architettura italiana. Grazie. Chiedo scusa, una cosa che mi ero dimenticato ma è telegrafica, scusi Presidente. L'amministratore delegato attuale, il signor Lopresti, molto cortese e puntuale, che spero risponderà anche alle domande che fin qui non hanno avuto risposta, si era messo in aspettativa perché di fatto è un dirigente di una società pubblica che è Lazio Innova, dipendente dalla Regione Lazio. A me risulta che questa aspettativa si sia esaurita il 30 di settembre. E quindi lui dovrebbe essere rientrato dal 1 ottobre in forza alla Regione Lazio e a questa società Lazio Innova. Quindi penso che sia necessario che il MEF faccia le sue, intanto i suoi approfondimenti e poi le sue valutazioni in ordine a come dirimere questa matassa, perché c'è una evidente incompatibilità che era già stata rilevata all'epoca e che appunto ebbe come risposta la messa in aspettativa da parte del dottor Lopresti. Bene, il governo intende replicare? Battuta, perché non su tutte le considerazioni dell'onorevole Rampelli, ovviamente il MEF qua in qualità di socio, ma anche del governo, di rappresentante del governo, ha diciamo così profili di approfondimento per quel che riguarda l'accesso agli atti. Verificherò, non sono, diciamo così, non era oggetto di questa audizione. Per quel che riguarda invece la norma, o meglio, il cambio dello statuto relativo alla possibilità di alienare, così come detto nella relazione introduttiva, lo dico per precisare all'onorevole Rampelli, già nello statuto vigente, prima dell'intervenuta modifica, lo cito perché è negli atti e quindi è bene che l'onorevole ne sia informato. All'articolo 4 lo statuto di Eur S.p.A. tra le finalità citava la valorizzazione del complesso di beni di cui la società è titolare anche attraverso attività di costruzione o di alienazione dei singoli beni. Quindi questa era una facoltà che lo statuto già prevedeva prima che intervenisse appunto la richiesta di concordato, quindi tutto il piano di ristrutturazione. Si è solo puntualizzato il vincolo delle ragioni per le quali si può alienare nell'ambito delle modifiche. Questo l'ho detto, questo è l'articolo 4 dello statuto. Questo glielo dico perché, scusi, allora questo glielo dico perché, questo glielo dico perché all'interno dello statuto di Eur S.p.A. l'abbiamo già visto nella relazione originale e ci tenevo a puntualizzare. Terza questione, l'Eur S.p.A. era un'azienda che produceva profitti fino all'arrivo, diciamo così, del progetto di costruzione del centro congresso della Nuvola. Sicuramente si è prodotto uno sbilancio di tipo economico-finanziario con l'avvio della costruzione di questo centro congressi, vorrei che venisse messo agli atti non solo, punto. Ultima considerazione, cioè lo sbilancio non è solo figlio di quella vicenda. Ultima considerazione sui valori commerciali di vendita, rispetto ai quali ovviamente io personalmente, il governo ha fatto i suoi approfondimenti, dico che se ci fossero stati opzioni per riaggiustare la situazione economico-finanziaria evidentemente sbilanciata da anni di Eur S.p.A., le altre amministrazioni che hanno preceduto questo governo e anche questa amministrazione comunale di Roma, visto che comunque il comune di Roma ha il 10%, probabilmente sarebbero intervenute prima se fosse stato così fatto.
salvaguardare i profili di altissimo livello culturale degli immobili che gestisce e per salvaguardare il numero dei dipendenti che questa società ha, evidentemente si è complicata nel tempo. L'azionista ha preso una decisione, e questo lo voglio sottolineare, vorrei che venisse messo agli atti, vorrei che fosse chiaro all'onorevole Rampelli, al di là delle differenze di colore politico di questo governo rispetto alla sua rappresentanza politica. Queste decisioni sono state prese per garantire continuità all'azienda, per garantire continuità negli obiettivi aziendali che sono appunto quelli di valorizzazione del patrimonio di quell'area di Roma che è così importante. Lo dico perché, siccome è una storia lunga, è una storia nella quale tante, diciamo così, amministrazioni e governi hanno dovuto, voluto, potuto prendere eventuali decisioni, credo che debba essere chiaro il profilo di grande complessità che si era venuta a generare, e quindi l'obiettivo dell'azionista di maggioranza doveva, credo giustamente, essere, come è stato e come continuerà ad essere, quello della tutela della continuità aziendale e del raggiungimento degli obiettivi statutari. Sì, grazie. Allora, l'audizione, l'ascolto da parte del governo con la sottosegretaria De Micheli è terminata. Colgo l'occasione pure c'è per informare che la seduta consultiva è non alle 11.30 ma alle 14.30.